Ciao! Quanto tempo? Veramente, veramente troppo tempo. Non va bene che passi così tanto tempo da un video all'altro. Dov'è la mia canottiera? Dov'è? Canottiera, dove sei? Tanto non si vede niente. Perfetto, io non ho neanche qualcosa da far vedere. Cappellina, perché i capelli fanno pietà. Aia! Allora, mi faccio benvenuti questo nuovo video. Sono Barone, che seguo. Come avete letto dal titolo, nuovo. Non lo so, in un nuovo vlog. Oggi volevo vedere, perché ero molto curioso di sapere quale colore io fossi. Siccome a me piace molto il viola, come credo abbiate capito da tutto. Cioè, nel senso, io quando faccio i video, non so se avete visto nello studio, ho la sedia viola, ho sempre le luci viola. Oggi, ragazzi, come avete letto dal titolo, andremo a fare il test per vedere che colori siamo. Io spero venga fuori il viola, perché se così fosse sarei molto felice, perché vuol dire che non solo mi piace ma anche mi rappresenta. Non so come monterò questo video, si spera in modo decente. Mi metto un po' più in qua. Ok, qui c'è la registrazione schermo, ma quanto sono professionale, mamma mia. Effetto a questo test. Allora, indica l'aggettivo che descrive in modo più attinente alla tua personalità. Gioiosa, solare, riflessiva e pacata, affettuosa e simpatica, potrebbe, tenace, un po' di catrame, tenace e decisa. Riflessiva e pacata, io sono uno che riflette molto, devo dire, la mia bellezza rifletto molto. Affettuosa e simpatica, secondo me sì, perché dai, simpatico sono simpatico. Affettuoso anche, nel senso, appena posso faccio... affettuoso e simpatico. Qual è la tua stagione preferita? Estate, ma senza pensieri, perché l'inverno fa freddo, la primavera non puoi far niente, piove sempre, l'autunno è brutto, andiamo d'estate, che tanto va bene così. Scegli la tua vacanza ideale: al mare e in spiaggia, quindi tutti gli anni. Relax alle terme. Beh, relax alle terme, perché no? In settimana bianca, la tua vacanza ideale, beh, dipende, la vacanza io penso sempre d'estate. Però anche forse in inverno, settimana bianca, boh. Collina e montagna proprio, no, scusa, cioè scusa, no. Io direi relax alle terme, vorrei provare, visto che al mare e spiaggia ci sono sempre nella mia vacanza. Poi dice ideale, non quella che fai sempre. Quindi la mia vacanza ideale è relax alle terme. A quale attività preferisci dedicarti nel tempo libero? A partire col fatto che non ho mai tempo libero, potrei dire di togliere lettura sicuramente. Yoga, non so manco come si faccia. Quindi o arte, musica o sport. Diciamo che arte, musica, che cosa intende? Perché la mia, cioè, arte potrebbe essere anche video su YouTube. È un'arte, è un tipo di arte, è la mia arte quella. Musica, sì, ogni tanto mi metto lì ad ascoltare la musica. Però credo che lo sport sia il più, quello che frequento di più, cioè quello a cui mi dedico di più, nel senso che comunque alla fine sono sempre in movimento. E anzi, spoiler, per il prossimo anno, aspetta che adesso mi metto in centro, per il prossimo anno voglio diventare decisamente più strong, più grosso, perché sono stufo di essere secco e piccolo, alto 1,80 e pesare 57 kg. No, basta, al prossimo anno diventeremo alti 1,90 pesando 90 kg. No, non è vero. Vabbè, comunque spero di diventare molto più grosso entro la prossima estate. Mi impegnerò e magari ci farò anche qualche video sopra. Quindi, ragazzi, dedichiamoci allo sport, basta. Quale genere cinematografico guardi con maggior frequenza? Anche lì. Ma poi dipende dal periodo, nel senso, capita che guardi in un certo periodo molti film d'azione, altri invece mi piacciono molto i fantasy. Però mi sa che quelli che guardo di più siano la commedia. Romantico no, quasi mai. Mi fa sempre sorridere, quindi vai, sì. Una cosa un po' stupida, va bene, va bene. Per te in amore contano di più comunicazione e rispetto. Pronto? Pronto? No, passione e affiatamento, non so cosa voglia dire. Fedeltà e fiducia, sì, romanticismo e complicità. Anche, però, non è la cosa principale. Per te in amore contano di più. Secondo me fedeltà e fiducia, perché se nell'amore non hai fedeltà, nel senso che non sei fedele con quella persona, non credi veramente che possa funzionare quell'amore con quella persona, perché ci stai con quella persona? Fiducia vuol dire che ti devi fidare dell'altra persona. È un po' come la fedeltà, nel senso che ti devi fidare di quella persona. Se veramente ti piace, se veramente la ami, devi avere sia fiducia in lei e sia fede. Crederci veramente, e non devi
tradirla, quindi fedeltà e fiducia, secondo me sono le cose più importanti. Anche il resto però sono secondarie, diciamo. A una festa, quale comportamento assumi? Balli e stai al centro dell'attenzione, stai al tavolo e osservi, dialoghi e scherzi con gli amici, partecipi con moderazione. Balli sì, stai al centro dell'attenzione magari no, però ballo, nel senso, stai al tavolo e osservi no, dialoghi e scherzi con gli amici, partecipi con moderazione no, facciamo dialoghi e scherzi con gli amici, che comunque sì. Quale dei seguenti fiori preferisci? Tulipano, no, margherita, eh? Orchidea. L'orchidea, ninfea anche però. No, l'orchidea nessuno la batte. Cioè, ma che bella. Ma questo viola. Ah, sto viola. Guarda che sono tutti viola, quindi non potevo scegliere solo l'orchidea solo perché era viola. Sono tutte viola, a parte la margherita, va bene. In quale stanza di casa preferisci soggiornare? Io quando sono a casa, ve lo posso dire, non solo quando faccio video, quando li monto, sono costantemente nello studio. Cioè, tu non mi vedi mai in giro per casa, non mi vedi mai in giro per in casa. Sono sempre, quindi il salotto ci passo solo per andare in cucina. Camera da letto, purtroppo, quindi abbiamo una camera in tre, quindi comunque non ho del mio spazio. Ma va bene così, perché ho lo studio. Nello studio faccio di tutto, nel senso anche del cibo. Quindi vado lì, mangio, studio, faccio video, mi diverto, faccio chiamate. Andiamo nello studio, tutto il giorno nello studio, let's go. Il tuo pasto ideale deve essere speziato, biologico, equilibrato, completo, va, mettiamo completo per essere sicuri, va. Prova a descrivere la tua settimana tipica, movimentata ma gratificante. Movimentata, beh, dipende anche dalla settimana e dipende dal periodo dell'anno, nel senso movimentata sì e no, gratificante no, impegnativa ma produttiva. Sì, dipende anche lì dalle settimane, però no, produttiva quasi mai, nel senso. Programmata da appuntamenti, ecco questo sì, perché qui abbastanza sempre ho sempre qualcuno con cui uscire, dire ok ci vediamo lì, ok a quell'ora lì ci vediamo in giro, ah giovedì andiamo a far pranzo insieme, oppure equilibrata tra lavoro e relax. Ok, non mettiamo programmata dei appuntamenti, che questo mi piace. Quale dei seguenti giochi di società preferisci? A parte che io non gioco quasi mai giochi di società, a parte le carte, anzi non mi piacciono nessuno a parte le carte, però Twister non ci ho mai giocato. Monopoly ci giocavo a Natale con i miei cugini e lo odiavo. Gioco dell'oca ci giocavo con i miei nonni quando ero piccolo, non, cioè sì, mi piaceva, però ci giocavo solo perché non avevo niente da fare. Le carte invece ci gioco ancora adesso, magari ogni tanto con gli amici, con mia sorella. Mostra i risultati, rimessimi. Viola, mi è venuto il viola. Let's go my friends. Oh ma, sì signori, sono strafelice, perché non vuol dire che allora mi piace solo, ma che mi rappresenta anche, secondo questo sito ovviamente. La tua personalità collima maggiormente con i colori luminosi e freddi del blu e del viola, che rappresentano spiritualità e calma. Vero, sono molto calmo, non ho mai sgarrato troppo. Il tuo carattere è infatti estremamente tranquillo, riflessivo e pacato, orientato alla comunicazione e al dialogo con il prossimo, con il quale tendi a instaurare legami profondi. La meditazione è la tua arma vincente nei rapporti con gli altri e nella risoluzione dei problemi della vita. Posso dirvi che tutto quello che c'è scritto qui è tutto vero, per chi mi conosce meglio lo sa. Io sono tranquillo, rifletto sempre su tutto. In meditazione la gente magari non lo sa, ma io quando sono da solo medito molto su cosa potrei fare, come potrei andare avanti nella vita. Cioè meditazione è su che cosa poi? Su tutto. Io medito veramente appena c'è un momento libero, magari sotto la doccia. Penso sempre a cosa potrei fare in futuro, oppure a come potrei continuare la giornata. Nel senso anche solo, ah, stasera cosa faccio, così. Oppure proprio meditare dei problemi, perché magari c'ho qualche problema in quel periodo e voglio capire come risolverlo, capire in che modo magari approcciarmi con la gente per risolvere questo problema. Magari ho litigato con qualcuno, o magari c'è qualcuno che sta litigando e io voglio aiutare queste persone per far riallacciare i rapporti così al meglio. Sono molto altruista, secondo me. Tutto vero, tutto vero. Mi è molto piaciuto questo test, mi è molto piaciuto il risultato. Mi piace molto come la mia mentalità, perché so quando ci sono dei momenti brutti e sono sempre, non dico positivo, però nel senso cerco di trovare sempre il meglio senza mai scoraggiarmi troppo. Ci sono dei momenti in cui mi scoraggio tanto, però lì è proprio perché è successo qualcosa di grave. Piccole cose io non me la prendo mai tantissimo, non mi sono mai arrabbiato tantissimo da tirare giù tutto, nel senso magari è capitato poche volte, ma la gente che mi conosce nel senso sa che sono sempre uno abbastanza felice, che magari recita anche per, nel senso io magari sono anche uno che recita di essere felice
perché mi piace farmi vedere felice agli altri. Adesso non sto recitando, adesso sono felice di mio. Se volete fare anche test, basta scrivere su Google test di... Vabbè, vi lascio link in descrizione del sito per fare, se volete anche voi, il test. Ditemi voi sotto nei commenti che colore siete voi. Sono veramente felice che mi rappresenti il viola. Vabbè, anche blu però. Seguitemi anche su Instagram, link in descrizione, perché vi aggiornerò su quello che faccio durante la giornata. Magari perché su YouTube non riesco a fare, come vedete, molte cose. Nel senso, io sono molto lento su YouTube. Seguitemi su Instagram, ogni tanto metto qualcosa lì ed è molto più veloce. Nel senso, magari fai una storia, la metti lì, 3 secondi, via. Su YouTube invece devi registrare, devi montare, devi fare la miniatura, devi fare il titolo, devi fare la... È un casino. Oh, no, si sta spegnendo la videocamera. Quindi ragazzi, spero che questo video sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Questo video è finito, andate a vedere quello prima. Scusate, non ero abituato a rifare la mia outro, è un po' che non la faccio. Ciao ragazzi.